Sabato, finalmente titolare dopo tanto tempo. Quali sono state le tue sensazioni prima di scendere in campo e poi durante la partita? Sì, sabato ho giocato 90 minuti, sono stato contento per questo, perché mi sono allenato sempre bene, bene prima e quando un giocatore gioca è sempre contento e felice. Padalino con Mister Rizzo hai giocato poco, no? Con Liverani invece finalmente si è ricreato quel bel clima per te che c'era nel periodo con Padalino, visto che hai trovato subito il posto da titolare. Come posso dire, io sempre cerco di allenarmi al 100% quando sto bene fisicamente, poi mister decide se posso giocare io o se mette qualcuno l'altro dei miei compagni. Ma cosa ti ha detto Liverani prima dell'inizio della partita di sabato? Niente particolare, cioè, durante la settimana solite cose. Mi ha detto anche a me, ci ha detto anche ai miei compagni cosa dobbiamo fare in campo, però niente particolare. Sei rimasto sorpreso oppure ti aspettavi di poter essere tra gli 11? No, io sempre aspetto che gioco, perché quello è il mio lavoro. Poi non mi aspettavo che mi fa giocare da primo minuto, però è stato un bel momento, sono contento. Come ti trovi in questo nuovo schieramento con il 4-3-1-2? Mi trovo bene, io ho mai giocato con questa formazione prima, però quando c'è più centrocampisti nella formazione, io mi sento più libero, meglio mi sento così. Senti, detto Liverani, che tu puoi giocare anche in questo modulo da trequartista, cioè dietro le due punte, no? Tu hai detto non hai mai fatto questo modulo, ma tu ti vedi in quel ruolo, pensi di poterlo, dove ha giocato Mancoso, Sì. diciamo, a Cronzano, tu Dice pensi di per poterlo caratteristiche fare? puoi fare anche quello. Sì, penso che sì, posso farlo. Ti piacerebbe fare quel ruolo Sì. da dietro le due punte? Non l'hai mai Sì. fatto però. Prima quando stavo a Bulgaria lo facevo pure. Mi piace il ruolo. Ambientamento a Lecce, ormai è passato un anno, come ti trovi in città? Come stai? Sì, mi trovo benissimo qua, la città è bellissima, quindi sono proprio tranquillo e sono sereno. Sei stato monitorato anche dalla nazionale bulgara. Comunque quella è la tua aspirazione, il tuo sogno, quello di vestire la maglia bianco-rosso-verde? Sì, il mio obiettivo è come e tutti i giocatori, perché io ho fatto settore giovanile, cioè under 17, tutti i nazionali prima, e ora il mio obiettivo è andare a giocare in prima squadra. Però speriamo bene, cerco di migliorarmi ora e poi vediamo. Ti deve aiutare insomma a giocare con continuità nella tua squadra, nel Lecce, perché se non giochi. Sì, esatto. Speriamo che faccio più partite possibile e poi andiamo Serie B l'anno prossimo e vediamo che succede avanti. Anche perché Galabinov è riuscito ad arrivare in maglia della nazionale giocando in Serie B, quindi la Serie B anche proprio per il tuo futuro diventa indispensabile, no? Sì, anche sono d'accordo perché io guardo quelle partite di Serie B e il livello là è alto, quindi se gioco là può essere che vado pure a giocare con Nazionale.
della squadra di quest'anno, che cosa pensi anche rispetto all'anno scorso? La vedi più forte? Anche il campionato come lo vedi? Lo vedi più difficile? Che idea ti sei fatto in questo momento? La squadra siamo più o meno gli stessi come giocatori, solo Armellino e Marino e Di Piazza sono Matteo. Sì, Matteo sono nuovi. Il campionato è, Lega Pro, come lo vedo io, è difficile, cioè, secondo me tutte le partite che dobbiamo giocare sono difficili. Poi dipende di noi, siamo la squadra forte. Se riusciamo a fare bene tutte le partite, possiamo andare in B. Come hai preso il fatto che in rosa ci stanno Armellino, Arrigoni, Costa Terrera, Mancoso e Sonego? Cioè, tu teoricamente sulla carta partiresti teoricamente da riserva, no? Cioè, te l'hanno comunque anticipato l'estate, lo hai accettato, cioè, è una sfida che hai accettato oppure? No, io, cioè, quelli giocatori che hai detto tu sono tutti forti, e poi in una squadra quando c'è più giocatori forti, così la squadra migliore, la squadra sta più forte, diventa più forte così. Però tu sapevi comunque di partire in un modo non agevolato, insomma, no? Cioè, ti dovevi conquistare il posto. Sì. Lo sapevi dall'inizio. Non si può sapere mai, però come sono più giovane rispetto agli altri, però io penso sempre a migliorarmi e poi decide mister, sempre. Nella partita di sabato hai parlato con l'allenatore, che ha detto qualcosa, ma ancora no. Nella partita con il Bisceglie, che ha detto qualcosa all'allenatore, avete parlato? Mister Liberani ha già iniziato a parlare del Bisceglie. Ha detto qualche cosa, però prossimi giorni parliamo un po' di più.